Ok, si parte con Silent Hill 3, ragazzi miei. Allora, spero funzioni tutto bene. Spero che vada tutto alla grande, che non ci siano problemi di niente. Lo spero con tutto il cuore. Non ci guadagnerò un cacchio io da questa serie perché sono sicurissimo che mi beccherò tanto copyright. Però è l'ultimo Silent Hill che mi manca. Vi volevo portare qualcosa di, fra virgolette, diverso perché alterniamo con Sniper Elite 4. Questo gioco può essere considerato a tratti violento o crudele. Oh, chissà. Che cazzo se ne frega. Quindi benvenuti ragazzi alla prima parte di Silent Hill 3. Cos'è? Livello indovinello normale? Normale, lasciamo tutto normale. Normale, che cazzo dobbiamo fare? Cioè si può scegliere anche il livello dell'indovinello. Figo. Godiamocelo. Comunque il mio preferito rimane Downpour. Dite tutto quello che volete, ma il mio preferito è Downpour. Lakeside Amusement Park. Comunque non capisco perché gli sviluppatori sono così idioti. Perché hanno alle volte la risposta è stato gli occhi? Oh, un coltello. La risposta è sotto gli occhi, nel senso che comunque sia, potrebbero tranquillamente. Porca puttana. Non so quanto. No, vabbè, veloce più o meno. Sembra che ci sia un tipo un ritardo nelle. Minchia. Aspetta, eh. Un ritardo nei cosi, nei comandi. Un pochettino, ma di pochissimo, poco, però. È quasi impercettibile, però allo stesso tempo te ne rendi conto che c'è un piccolo ritardo nei comandi. Comunque, stavo dicendo che secondo me gli sviluppatori sono idioti. Tipo la Konami, ad esempio, potrebbe, porca merda, farmi una dannata remastered di questo gioco? Ah, così così in pugno. Cos'è che fa? Oddio, è un costume di coniglio gigante, ma che ci fa qui? Ok, ho capito. Ma stava dicendo altro. Ha detto che c'era qualcuno dentro. Cristo, che schifo. Good. Io il treno non l'ho mai fatto, ragazzi. Proprio mai. Cristo, puoi cadere anche di sotto. Oh, merda! Gira. Aspetta, no. Madonna la lag, raga. Picchia. L'avete visto? Non potete negare. Di non averlo visto. Cioè. Dove devo andare? Cosa devo fare? Qua c'è un altro. Mi dirà la stessa cosa? Se vuole. Vabbè, ovvio, devo andare da questa. Ok. Oh, Gesù Cribbio! Ah! Mica iniziamo bene. Vieni qua. Minchia. Aspetta, devo caricare. Ale! Schiaccia! Ah! Mandalo preso! Ale! Schiaccia! Schiaccialo! Madonna! Sta giù! Ok, io rimarrò all'infinito così. La leggenda narra che stia ancora così. È morto proprio. Ok, ha smesso di schiacciarlo, quindi è totalmente morto. Serrature rotte, bene. Cazzo è sto rumore? Sentite? C'è qualcos'altro. Però corre bene, mi piace la sua corsa. Sì, ciccia. Guarda avanti a te però perché. Questo che dice non lo so.
Qua è chiuso. Qui cosa c'è? Tutto è rotto. Guarda, la serratura è rotta, è il mantra dei vari Silent Hill. È sempre rotto. Ah, rotto, ovviamente. Oh, Gesù Cribbio! Troppo lento. Oh, merda. Oh! Oh, fortuna che è qua. Ok, con il mio imbottito, grazie. Biscotti e cioccolatini. Aspetta, cosa che ha detto? Ma è... Amo questo genere di cose, ma non me la sento di mangiare adesso. Ci mancherebbe altro. Qui sono ormai giocati di souvenir. Chi avrebbe pensato di usare la parola normale in un posto simile? Ah. Sì, ma anche perché non sappiamo neanche dove siamo. Cioè, ci ha buttato proprio nel gioco così. Io comunque scommetto tutto quello che volete, che secondo me questo è un incubo. Perché è un incubo, secondo me. Brutto luogo su altri si sale. Aspetta, un'altra storia qui. Serratura ro, ovviamente. Che siete matti? Aspetta, caramellino. Ecco, infatti, ora la serratura è rotta. Io dovrei uscire fuori con quel bestione. È questo che mi stai dicendo? Ho capito che uscire da questa merda di negozio. Cioè, dobbiamo uscire. Oh, Gesù, bambino. Aspetta. Beh, la struttura è rotta. Se quello saliva qua, l'ho... fregato. Fortuna che è lento negli attacchi, almeno quello. Oh, qua è aperto. Cosa mi dice che ce n'è pure qua? Oh, Gesù Maria! Vediamo dove dovrei andare. Qua. Mi sto a cagare. Con un coltello non li sfido neanche per... Oh, Gesù Maria! Cos'è? Cane. Cane, poi ho visto una trottola in aria. Che cazzo è sta roba? Cos'è quella cosa? No, non cadere. Solo perché io sono un idiota, tu cerca di mantenere l'equilibrio. Cribbio. Madonna! Alzati! C'è di tutto! C'è di tutto. Ma lì non posso saltare. La telecamera mi sta... Oh, è da questa. Regà, mica, se no non ci fosse altro. Sì, ma cioè, sogni un po' più normali del tipo che ti mangi una torta e ingrassi dopo ogni morso, che cazzo ne so. Fai incubi diversi. Che puttana, oh. È chiuso, ah davvero? Amo? Ah sì? Si può entrare qui? Oh Gesù Maria, aspetta un attimo. Ma qua posso salire? No, tutto bene. Non cadere! Oh Gesù, che è difficile però da... Oh minchia! Cioè va lì per forza. Allora, cammino così. Non posso correre qua. Corro. Guarda! Sai perché vado in automatico? Istinti suicidi questa qui, eh? Non riesco a muovere bene la levetta quando corro. Sarà il segnale in ritardo, non ho idea, però. È complicato. Ok, qua è dritto. Oh bene. Cosa è successo? Non dimmi che abbiamo perso. Dimmi che... Ecco, vedi, stava sognando, l'avevo
Qualcuno ci segue. Dad, it's me. Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Ah, Papino. Ma l'hai già scocciata, la sta seguendo qualcuno? Chi è questo qua? Fatti i cazzi tuoi. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carton. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Ma addio non l'ha detto. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to Papari. strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Riguarda il tuo parto, perché è incinta. Cioè, ho capito che vuoi vedere, è una bellissima ragazza e vuoi vedere la Bernarda, però cioè, non funziona così. Scusa, questo? Ah, beh, per salvare questo. Salviamo. Done. Guarda, quindi dobbiamo, cioè dobbiamo pisciare o siamo entrati qui così per nulla? Raga, è troppo strana come si muove la vacca la merda. Ok, io ho salvato. Meglio non uscire. Dovevo uscire dal gabinetto o dalla finestra. Ah, brava. Top. Molto se lo troviamo qua fuori. Scatabrivato questa altra roba, non riesco a passare, mica. Saltarle con le cazzo di scatole. Guarda come corre. Madonna. Con movimento di braccia. Così dà uno slancio. Corre meglio di tutti gli altri personaggi di Silent Hill, comunque, non vorrei dire. Mo' ce la troviamo davanti. Serratura rotta, certo. Serratura rotta, certo, certamente. Non so neanche dove cacchio eravamo, in un centro commerciale, dove che eravamo? In centro commerciale è tutto bloccato, tutto rotto. Maledizione alla visuale. Cosa? Cosa? Ah, cosa? Meglio lasciar perdere, ti arrendi facilmente. Potresti usare la tua vulva. C'è tutto... vabbè. Ok, oh, indovina un po'. Magari questa è aperta, vale? Magia. Serratura rotta. Io voglio che vi mettiate a contare tutte le serrature rotte adesso. Serrature rotte. Solo quelle rotte, perché quelle bloccate. È una categoria a parte, ve lo dico io. Cristo di un santo. Fancy goods. Serratura rotta. Ok. Così. Porca. Così, cioè, quello è quello dell'incubo. Questa volta non è quello vero.
away from me! Lanciagli la pistola. Ah. Finito tutti i miei proiettili. Questo che accidenti è? Sarà tua madre. Schiaccialo. No, aspetta, aspetta, quanta roba. È un mostro, io l'ho ucciso. Oh. No, merda, ho saltato troppo. Minchia, che cazzo! Sapete cos'è? Salto così in fretta perché premo una volta e però sta già saltando, cazzo! Vestiti mi piacciono anche, ma questo non è proprio il momento. Perché no? Cazzo ti fotte, entri e via, ti cambi, cazzo ti fotte. Ma perché continui? Dove sta guardando esattamente? Cioè, trovando il mostro ancora, attratto. Non vedo niente di speciale sul bancone. La miseria ladra. Queste cosa sono munizioni? Oh, fa vedere. Infatti devo ricaricare. Ma scusa, il menu come si mette in questo gioco? Non lo scopriremo mai. Questa è... Si vede da qui che è roba morta. Forse dovrei chiamare la polizia. Non che mi crederebbero se gli dico qualcuno è stato ammazzato da un mostro. Ma ci sono le prove lì! Cosa dici? Svampita. Cioè, roba morta poi. Ma che vuol dire, cazzo? Roba morta. Vabbè. Qua dobbiamo andare. Ma qua vedo. Ah, ok. È roba morta. È roba morta. Ah, ok, lì abbiamo aperto. Aspetta un attimo. Sta merda di telecamera, ti giuro. Oh, vai che c'è la lag. La mappa. Però vabbè, non è niente di grave, cazzo, che mi frega. Non è una roba così grave. No, aspetta, prima di andare per i piani. Con calma. Sarà rotto cosa, ecco qua. Come che si chiamava lei? Ether. Ma nessuna di queste si apre, vacca la miseria. Sarà tu la rotta, ovviamente. Here we go again. Serratura rotta. Ok, capito. Se troviamo armadietti in fila sono sempre rotti. Anche questi, guarda. Oh, strano. Gesù Maria, madre di Dio. Scusa una curiosità, ma... Ok, la mappa si mette con triangolo. Ok. Io da qui... Ah, ecco. Ecco, ecco qua. Ok. Sì, è tipo il centro commerciale. Devo salire di piano, allora. Per scendere non se ne parla. Un estintore. Quello lo prendiamo dopo per soddisfare le nostre voglie segrete. Secondo piano. Cazzo. Oh, Gesù! Cos'è sta cacata? Spara! Quattro colpi. Cos'è? Cos'è? Sfogati. Ok. Ma perché si mette così? Come cazzo ricarichi, svampita? Guarda. Guarda. Io non ho parole. Prima ho ricaricato. Non è rotta! C'è un cazzo di coso! Cosa dici? Non è rotta! Vedo che c'è un lucchetto! Tutto rotto, cazzo! Adesso questa qui va in bagno, si controlla la vulva, dice che è rotta! Ho capito! Qua? Me lo immagino. Non credo proprio. Aspettate, con calma. Io devo capire come mettere il menu comunque, non vorrei dire. Ah, ok. Dun, dun. Quattro colpi. Ah, ok. Ora ho ricaricato la pistola. Oddio.
10 colpi, cioè con la pistola schifosa puzzolente. Questa porta l'ho controllata? Non sia mai. Oh, è rotta. Guarda qua, eh. Oh, è rotta. Guarda qui. Oh, è rotta. Oh mio Dio. E questa? No, questa sicuro. Oh, merda! Ah, Gesù! Uno, due, tre, quattro. Ok. Oh! Guarda come si vede. Oh! Aveva fatto un rumore come se stesse ricaricando. Ma perché se spara l'ammazzo? Vabbè. Cos'è che c'è? Ma scusa, questa cosa rossa in terra cos'è? Scarti di carne, vabbè. Ci viene un certo... Ah, probabilmente lo scarto di carne. Se ci viene un certo langurino, magari lo mangiamo. Sicuramente per i cani, per distrarli, non lo so. Cosa del genere. Oh, è rotto. Ricominciamo. Qua è aperto. No, è rotto. Mannaggia. Ah, è qua però? Vedi? Cazzo era quel rumore? Bevando a salutare? Ma è veramente salutare? Ho capito. Cos'è sta porcata? Una chiave? Mi sa che una solo avesse le braccia un po' più lunghe ci arriverei. Scatola in piedi di libero. Madonna, oh. Scusa, quindi? Così. C'è una merda di chiave, ci rinunci così. Deficiente che non sei altro. No, povera cucciola, fuori della mappa. Questa è l'ultima porta, praticamente. Questa è una completa demente. Aspetta, vado a farmi un giro prima di salvare. No, in realtà... Che lo segnava così come se si potesse entrare, guarda, Ecco. Porca loca. Qual era la porta che si poteva aprire? Ah, ok. Era quella... questa specie di corridoio qui. No, no, ho capito! Perché premo X per levarla la scritta. Ma c'è il ritardo, cacchio. Mio, il ritardo mio è quello del gioco anche, ovviamente. Prendo le mie colpe. Ok. Dov'è che siamo da Henry? Ah, è pa... Ah, oddio, aspetta. È pane, ma non ho fame, dunque perché preoccuparmene? Che cazzo ne so. Cos'è questo? Crispy Toast Brother, right to you, reader. C'è un volantino. Pane tostato croccante a domicilio. Il tutto, tutto è in vendita al panificio di Helen. Cos'è che c'è scritto? Nessuno dipende in giro. Chissà dove sono andati tutti. Tanto neanche avresti comprato, quindi che cazzo vuoi? La sua testa dobbiamo usarla appunto per... Le pizze possiamo usarle per cosa? Dove guarda? Cos'è la sua testa? È una testa veramente da culo. Ho capito, ma è così importante. Fammelo vedere una volta e vaffanculo. Vabbè, ciao. Io ho le pizze. No, ci sono. Mi fa vedere. Allora, io così stronzi cerco di evitare. Perché sono lenti nell'attacco, no? Quindi... Ah! Gesù Maria. Sono lenti nell'attacco, quindi posso evitare. Caffè Paradise, va qualcuno. Aiuto! Natalie Shoes. Questi qua mi chiappettano la zia! Alzati, minchione! Mica un mare di sangue, che è? Che deficiente. Porca tua zia, mica una sola porta si poteva. Fantastico, ho fatto un giro per un cazzo. Aspetta, sento una vibrazione strana. Mi sta per venire il ciclo o sta morendo? Mica sto morendo. Bella lì. Bella lì. Subito parecchi danni. Quale di queste porte? Yes, primo colpo. Cioè, senti, porca troia che fa impressione.
Vabbè, sicuramente posso dare le pizze per questo, no? Le pizze. Che vedi che... Ma vaffanculo. Oh. Gigantesche pinze. Ok. Io ora salvo, ragazzi. Continua lei a vaneggiare, ma vabbè. Io scelgo, ragazzi, miei. E noi ci vediamo alla prossima parte. Ditemi che ne pensate, se devo continuarlo, se devo lasciarlo e chi che sia. Ditemi quello che pensate. E noi ci vediamo alla prossimissima parte. Ciao a tutti.